Vangelo del giorno 24 aprile. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e una grande folla lo seguiva vedendo i segni che egli faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide una grande folla che veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo, si sedettero dunque ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì a quelli che si erano seduti e lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. E quando furono saziati disse ai discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo». Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo. Dalle pagine del Vangelo sappiamo i segni, i prodigi, i miracoli che Gesù ha operato e come questi hanno suscitato la fede nelle persone. Tanto è vero che la pagina di Vangelo di oggi ci dice che appunto le folle che lo seguivano erano davvero numerose perché avevano visto come aveva guarito gli infermi. Ma i primi ad avere fede e fiducia nella missione e nell'operato di Gesù devono essere proprio i suoi apostoli, i suoi discepoli, chiamati a continuare la sua stessa missione. Ed ecco che nella pagina di Vangelo odierna Gesù mette alla prova uno di loro, Filippo. Dove possiamo prendere il pane perché costoro abbiano da mangiare? Maestro, 200 denari di pane non bastano per sfamare tutti loro. E un altro dice: c'è qui un ragazzo che ha pochi pani e pochi pesci. E allora Gesù dice questo per metterlo alla prova, ma in realtà, dice il Vangelo, sapeva quello che stava per fare. E poi abbiamo visto il miracolo. Tutti mangiarono e ne avanzarono delle sporte piene di pane. Ma quante volte la nostra fede viene messa alla prova durante la quotidianità, durante le nostre giornate? Ecco, sappiamo riconoscere questa prova e quindi continuare ad avere fede nella prova e a invocare l'aiuto del Signore, o nelle prove della vita dubitiamo, tentenniamo, ci scoraggiamo, molliamo? Ecco, questo allora diventa oggi per noi un attento esame di coscienza sul nostro grado di fede e su come affrontiamo i momenti di prova e di difficoltà che si presentano.